Let's fly now! Let's fly now! Bene ragazzi, andiamo a sfidare il campione. Io però voglio salvare. È una cosa che non è da molto che non faccio, sia salvare prima di sfidare il campione, però davvero, se perdo mi arrabbio. Oh mio Dio, si apre la porta laggiù in fondo. Finalmente Rocco, io e te potremo sfidarci, così vedremo chi sarà più lungo e chi è più abile a letto. Eve, è il momento che il tuo destino si compi. Benvenuta, Eve. Speravo di incontrarti qui un giorno. Raccontami, cosa hai visto nel tuo viaggio con i Pokémon? Com'è stato incontrare tanti bravi allenatori? Che cosa hai imparato nelle esperienze che hai vissuto nel tuo viaggio attraverso Hoenn? Voglio che me lo mostri lottando contro di me, con tutte le tue forze. Anche io e la mia squadra non ci risparmieremo. Forza, fatti sotto! Oh mio Dio. Oh mio Dio. L'epicità, ragazzi. Schermori. Quindi ho iniziato piuttosto bene. Avanti, Lumina. È il momento. È il momento di brillare. Capita? Tossina, subito, eh? Ma Lumina evita l'attacco, quindi attacchiamo subito con una potentissima scarica. Metà vita tolta a Skarmory. Possiamo permetterci di... lui decide di mettere le punte, eh? Non male come mossa. Però la mia scarica non ti salverà. Boom, Skarmory KO. Non posso permettermi troppi switch, quindi, dato che adesso ci sono gli... Allora, adesso c'è Aggron. Allora, dato che Aggron io lo ritengo dopo Metagross, il suo Pokémon più potente, io ho deciso di mettere Zuzu. Perché è il mio Pokémon più potente, ma non è la Mega. Semplicemente perché non voglio mettere la pioggia. Quindi, vediamo un po' Zuzu contro Aggron. 11 livelli di differenza, ragazzi. Ma io attaccherò con tutta la potenza di un terremoto. Boom! E a quanto pare lui resiste con un PV grazie alla sua abilità Vigore. L'attacca anche lui con un potente terremoto. Che resistiamo bene e anche tanto. Che io per trollare lo attacco con Spaccarozza. Almeno così la prossima volta che utilizzerò terremoto lo mando KO sicuro. A meno che tipo questo non lo manda un PS. No, però gli diminuisco la difesa. E predicto anche l'Axe, ragazzi. Bene, è il momento del secondo terremoto. E possiamo dire finalmente addio all'Aggron di Rocco. Ha lottato bene, è stato il primo Pokémon che ci ha consumato danni. Bene, entra in campo Credili. Quindi è arrivato il momento di crederci. È orribile, però mando in campo il suo Metagross, perché nella mia testa, secondo me questo... Avete presente nella demo di Orasdo, che in pratica... Come cavolo si chiama? Rocco dice, chi lo sa, magari questo Beldum un giorno sarà tuo. Secondo me è proprio lui che se l'ha dato. Quindi, la sua Credili si beccherà un potentissimo Meteor Pugno sulla faccia. E... danni. Lui si attacca con Zig Assorbimento, forse è la mossa più potente che è, con più danni che si possa fare, probabilmente non ha terremoto. O forse semplicemente è un Credili speciale, anche io lo uso Mixed. Cioè lo uso come wall speciale con ripresa, tossina, P
pietra taglio e gigassorbimento. E funziona bene quando non arrivano mosse di tipo ghiaccio. E Metagross è il nostro primo Pokémon a salire a livello 50. Allora, entra in campo Claydol. Allora, per Claydol non ho idea di chi mandare. Aspro, che te che mosse avevi? Posso mandare Aspro perché ha Sgranocchio. Bene, perché voglio far lottare tutti i miei Pokémon. Una cosa che ho sempre voluto fare contro tipo le ultime lotte contro il nostro rivale, oppure le lotte contro i campioni. Io ho sempre voluto far lottare sempre tutti i miei Pokémon, anche se mi andavano KO, volevo farlo. Quindi, Sgranocchio! Lo resiste molto bene. E mette anche il riflesso, non male. Forse se lo attacco con Drago Furia li faccio di più. No, prima devo vedere quanto li faccio con questo Sgranocchio, adesso che ha messo il riflesso. Extra senso. I danni non sono pochi. Drago Furia allora, vediamo quanto ti... non me lo dovevi fare, Aspro. È il secondo che mi missi. E adesso si muore, mi sa. Però almeno falli tutti più danni che puoi. Falli più danni che puoi. Speravo nel tentennamento. Perché se non mi sbaglio, Drago Furia può far tentennare. Purtroppo Aspro è il nostro primo Pokémon a cadere in battaglia. Ha lottato bene. Allora, mandiamo in campo Noise, perché lui ha palla ombra. E dato che lui ha messo il riflesso, possiamo attaccarlo con palla ombra senza problemi. Bene, subito. Shadow Ball. Boom. Mandato KO. E anche il suo Claydol finalmente cade. Livello 49 per Noise. Che dovevo, volevo rinominare, chiamarlo Liris. Il problema è che... Hey, è maschio, non posso chiamarlo Liris. Allora... Ormaldo, non mi ricordo mai il suo typing. Ormaldo. È una cosa che non dovrei fare, però... Armalodo ho scritto, ragazzi. Ho scritto Armalodo. Ho scritto Armalodo. Armalodo! Cioè, ragazzi, Armalodo! Che merda. Faccio schifo. Vabbè. Comunque, non sapendo né mangiare né scrivere, allora mondo lumina. Controllerò quando si caricherà la pagina. Comunque la host, mamma mia, è bellissima. Allora. Oh, avete appena visto il pennino rotolare giù. Armadio, va bene? Armaldo, non sì, Armaldo. Armaldo, no? È così che è detto. Armaldo. L'ho pronunciato Armaldo, vero? L'ho pronunciato Armaldo, vero? Sì o no? Comunque, beccati sto surf. Sbam. Forbice X, non farmi un critico. Questo mi sa che non è un critico. Oh mio Dio, l'attacco di Armaldo. Che poi adesso che ci penso non ho ancora fatto analizzare il mio fossile. E ho preso anche il fossile sbagliato, perché in pratica avete presente che potete scegliere il fossile proprio, ma magari ci permette sopra per vedere quale fossile è. Bene, io ho comprato qual è quello di Armaldo e per sbaglio ho premuto sì. Allora, finalmente è arrivato il momento della lotta finale. Lucina Lumina entra ed entra in campo il mio Absol con tutta la sua bellezza. Ed entra in campo il suo Pokémon più potente, il suo Metagross. Io vengo colpito dalle punte, quindi sono in svantaggio, nonché con 10 livelli di differenza. È il momento di Mega Evolversi, è il momento della verità. Notte sferza.
E a quanto pare non c'è stata sfida. Non c'è stata sfida, ragazzi. Absol è stato ucciso senza nessuna pietà, ragazzi. Allora, mando in campo Lumina per dare una seconda chance a Absol. Anche perché voglio controllare se tipo... se lo faccio rivivere. Se... il come cavolo si chiama. Se ritorna versione Mega o no. Lui attacca con pugno scarica. Attenzione! E anche Lumina cade purtroppo. Perché l'abbiamo dovuto usare come vittima sacrificale. Allora... mandiamo in campo il suo Metagross. Boom. Con solo 9 livelli di differenza. Purtroppo veniamo colpiti dalle punte. Probabilmente lui avrà terremoto. No, però ha Giga Impatto. Oh mio Dio, Giga Impatto. E oh mio Dio, non gli facciamo nulla. Ti faccio un altro terremoto, devo. Mamma mia, Mega Metagross è una forza. Ricarica totale, ragazzi. Aia, non le aveva finite e questo è un male. Evitiamo che tu mi muoia, va bene? Ti voglio finire con... dato che Absol non ha speranze, perché se lo faccio entrare un meteor pugno lo sciotta. Giga Impatto, allora. Per Giga Impatto... Non c'è metodo che Absol resista un Giga Impatto, perché volevo tipo farlo entrare. E farlo col... ma a quanto pare finché Metagross evita l'attacco. Allora... lui adesso si ricaricherà, però no. Lui si ricaricherà, quindi voglio finirti con Zuzu. Dato che Absol non può farcela, ci penserà Zuzu. Non ti preoccupare, Absol. Avrai il tuo momento di gloria prima o poi. Shit! Ah, Zuzu! È la prima volta che mi va KO. No, è la seconda, è vero. È il momento di mandare Absol. Adesso è il momento della verità. Allora, ci mega evolviamo. Non posso mega evolvermi di nuovo. Questa cosa non lo sapevo. Allora attacchiamo con Notte Sferza. Ed è il momento di chiudere i giochi. E brutto colpo. Io, il campione, sono stato sconfitto. Alleluia, ce l'ho fatta. Non avevo dubbi, Eve. Sei davvero un'allenatrice in gamba. Congratulazioni. E poi, grazie mille. Questa lotta mi ha permesso di comprendere il tuo modo di pensare, i tuoi sentimenti e i sogni che hanno perseguitato insieme alla tua squadra. Il tuo affetto per i tuoi Pokémon è ciò che loro provano per te. Questa sintonia vi ha permesso di lottare al massimo. Avete lottato uniti, con un grande coraggio, superando i vostri limiti. E poi è proprio questo ciò che siete riusciti a è proprio per questo che siete riusciti a vincere, anche un po' grazie all'Ax, perché tipo mi ha avvisato 3 o 4 Giga Impatto. Quando ti ho incontrato la prima volta, avevo capito che non eri un'allenatrice qualsiasi. Ora, posso dire che non mi sbagliavo. Sei a pieno diritto alla nuova campionessa della regione di Hoenn. Intanto c'è gente che deve parlare a bassa voce fuori da camera mia. Eve, vuoi qualche gritta prima della grande sfida con il campione? Brandon, è già tutto finito. Frenzonatore del cavolo. Eve, non mi dirai che è già tutto finito? Bits! Hai visto, Brandon? Non ti avevo detto che Eve se la sarebbe cavata benissimo? Complimenti, Eve, ce l'hai fatta.
Quando ho sentito che avevi sconfitto addirittura tuo padre alla palestra Petalipoli, ho capito che avevi la possibilità. Tra parentesi. Ragazzi, la scena dopo aver battuto Norman è bellissima. Questo gioco è bellissimo. Secondo me, se non fosse per il fatto che è semplicissimo, sarebbe in grado di superare in tutto il gioco originale, secondo me. Anche perché ci sono, cioè, tipo la palestra di Telepath, hanno soltanto Solrock e Lunaton, nessun altro Pokémon, e quella cosa non mi è piaciuta, però, seriamente, se avessero tenuto la difficoltà dei giochi originali, e questa grafica, e questi cambiamenti qui, ero sicuro che diventava molto, ma molto meglio del gioco originale. E probabilmente sarebbe diventato anche il miglior gioco Pokémon. So che molta gente magari mi dirà compro, ma immaginatevi questo gioco con la difficoltà che, vabbè, comunque non era neanche così tanto alta, ma con la difficoltà che c'erano nei giochi originali. Dai, un capolavoro a qualcuno scappava. Comunque, oggi quell'intuizione si è rivelata fondata, sei la nuova campionessa. Congratulazioni vivissime, ora entra a testa alta nella sala dei campioni. Eve, anzi, campionessa, seguimi. Allora, Brandon, non seguirci. Mi spiace, spiazzente, ma solo gli allenatori che hanno ottenuto il titolo di campione possono entrare nella stanza. In sintesi, sei uno sfigato di merda, vattene a casa. Devi aspettare fuori con il professore. Eh? Capisco, non sono ammessi strappi alla regola. Eve, sei grande, congratulazioni. Non mi dimentico il fatto che mi hai definito migliore amico, migliore amica, dopo tutto ciò che mi ha fatto. Salvataggio in corso. Eve ha salvato il gioco. In questa sala conserviamo i dati dei Pokémon che hanno superato le lotte più difficili. Ed è qui che rendiamo omaggio ai campioni della Lega Pokémon. Ora, registreremo il tuo nome fra gli allenatori che hanno trionfato alla Lega Pokémon, insieme ai nomi dei tuoi compagni che hanno lottato con te. Bel lavoro, ragazzi. Eccoti nella sala d'onore. Lumina! Aspro! Zuzu! Noise! Il potentissimo Metagross! E la star Absol! Campionessa della Lega Pokémon, congratulazioni! Farò fare un giro per far vedere tutti i Pokémon che mi girano attorno. Bene. Bene. E i titoli di coda me li godo da solo. Quindi noi ci vediamo con il prossimo episodio. Aspetta, what? Ha un mega bracciale. Ha un mega bracciale. Lo vedo. Bentornata, Eve. Ecco, come dire. Pensavo che potremmo tornare in casa insieme. Dopotutto abbiamo iniziato insieme questo viaggio, no? Mi hai frenzonato. Tutto qui. Voglio solo fare un viaggio in compagnia. Tu vuoi sfidarmi? Allora, andiamo. Torniamo ad Albanova. Tu vuoi sfidarmi, ammettilo. Tu mi vuoi frenzonare di nuovo, ammettilo. Ecco, bene. Io mi goderò i titoli di coda da solo. Se volete guardarvi i titoli di coda, beh, compratevi il gioco e battete la Lega, punto. Quindi, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti.